Dunque, innanzitutto, buonasera a tutti, sono contento di avervi qui numerosi per questo evento che abbiamo desiderato tanto tempo. Io sono Antonio Di Marco, sono il direttore di questa biblioteca e vabbè, innanzitutto ringrazio i miei colleghi perché senza di loro queste cose non riusciremmo a fare. Poi in particolare per questa serata voglio ringraziare Daniele Altomonte che insieme con la mia collega Elisabetta Segna hanno praticamente pensato a questa serata. Quindi diciamo che se non c'era il loro incontro non avremmo il piacere di avere qui la Ciamarelli. E ringrazio naturalmente anche l'altro relatore che ha scritto praticamente insieme con Dacia Marini questo libro e ci dirà poi tutto lui su questo aspetto che lega Dacia Marini, questa intellettuale artista poliedrica, anche al teatro, perché ecco, insomma, questa è una serata per noi importante. Questa è una biblioteca di periferia, nel circuito delle 30 biblioteche. Roma Capitale in questo momento vive un momento piuttosto complicato e quindi diciamo che noi siamo lieti di riuscire anche in momenti come questi a fare questo evento, perché purtroppo insomma ci sono un po' di problemini con l'amministrazione comunale che riguardano non solo i dipendenti ma anche la questione dei servizi, ma adesso questo diciamo giusto per cronaca, perché non è questa la serata adatta per fare di queste cose. Io ringrazio gli assessori del municipio che sono qui stasera con noi, l'assessore alla cultura, Fabrizio Mossino e l'assessore alla scuola Eliana Inzillo. Vi ringrazio e mi fa piacere che sono qui con noi. E, un'ultima cosa volevo dire prima di dire due parole su Dacia Marini. E sono queste. Noi recentemente abbiamo perso un collega giovane, 45 anni, che lavorava con noi, che si chiamava Giuseppe Desta, e io volevo dedicargli questa serata. Quindi vi prego di farmi un applauso. Piacere dedicargli questa cosa perché sta nel nostro cuore e penso che lui insomma stasera sarebbe stato felice e ci avrebbe aiutato probabilmente ancora di più a fare altre cose e su cui lui era molto bravo, insomma un bibliotecario veramente diciamo il più bravo che c'avevamo qui, insomma ecco. Non per far torto alle colleghe ma come bibliotecario era veramente una persona di una professionalità e poi di una umanità, insomma tutto il pubblico che l'ha conosciuto lo sapeva. Ecco, quindi vi ringrazio anche per questo, ringrazio Dacia Marini anche per questo. E poi brevemente che cosa dire? Dacia Marini la conosciamo tutti, è diciamo, una scrittrice ma non solo, si è occupata di scrittura, si è occupata di drammaturgia, stasera parleremo soprattutto di questo, si è occupata anche di cinema, ha nel suo diciamo, curriculum parecchi film, tra cui mi ha colpito uno oggi mentre guardavo che è fatto sulla base di un libro che ha scritto Moravia e che si chiama L'amore coniugale. E Dacia Marini è una donna sensibile e si è occupata molto diciamo, di temi di donne, dell'amore, quello diciamo alto, bello e quello diciamo come dire che spesso diventa tragedia, in particolare questo suo ultimo libro che si chiama L'amore rubato e l'ultima produzione è Chiara di Assisi. Ha vinto innumerevoli premi che adesso qui insomma non mi dilungo a dire. La ringrazio ancora per la sua presenza che ci fa veramente piacere. Io darei la parola ai nostri amici per il tema della serata che è appunto questo libro sul teatro e tra l'altro argomento affrontato in maniera piuttosto affascinante e interessante. Dacia Marini si è cominciato a occupare di teatro alla fine degli anni 60 insieme con un altro gruppo di
artiste ha aperto il Teatro La Maddalena, ma su questo vi fermo perché ci penseranno loro. Grazie ancora.